Siamo in compagnia del consigliere Antonio Del Regno, consigliere comunale di Mercato San Severino di maggioranza. Oggi diciamo, ha dato la sua grande contributo per organizzare questa manifestazione, qualificazione per i campionati assoluti di scherma che si terranno al Palacus di Baronissi. Oggi nel Palazzo Vanvitelliano di Mercato San Severino c'è la presentazione di questo evento, un evento importante che dà lustro a tutta la Valle dell'Irno, ma soprattutto dà la possibilità a tanti piccoli schermitori e non di avvicinarsi a questo sport nobile. Esattamente, noi siamo contentissimi di aver organizzato questa gara, di essere riusciti innanzitutto ad ottenerla, perché come ricordava lei, si tratta di una gara nazionale, quindi di una gara di un'enorme importanza. Lo scopo è quello di, oltre di cercare di portare a buon termine questa gara, è anche quello di approfondire la conoscenza di questo sport che a volte risulta ancora non ancora conosciuto al 100%. Ecco, il nostro impegno è quello appunto di portare alla conoscenza delle maggior famiglie possibile di questo sport che è nobile e molto bello, anche se io sono di parte, però posso assicurarle che è così. Appunto, lei è nel duplice veste di amministratore e di genitore, appunto, che sostiene l'attività di suo figlio. Cosa si può fare per incentivare questi sport cosiddetti erroneamente minori e soprattutto forse penalizzati anche dall'assenza in territori come i nostri di strutture valide per ospitare questi tipi di manifestazioni? Sì, infatti io sono anche il genitore di una partecipante appunto alla prossima gara che si terrà il 22 febbraio. È vero, lei dice che c'è una mancanza di strutture, infatti noi per il primo anno non avevamo la possibilità di organizzare direttamente sul territorio di Mercato San Severino perché occorre una struttura molto grande, perché ci vogliono tantissime pedane e quindi è complicato anche per il metraggio, quindi abbiamo chiesto ospitalità al Palacus che gentilmente ci ha accolto. Per la diffusione, sport minore non è propriamente giusto, perché in effetti è lo sport più medagliato d'Italia, la scherma, quindi diciamo che è minore perché è fatto soprattutto a livello dilettantistico. Però per incentivare io suppongo che occorre far conoscere alle persone, far conoscere anche i costi, perché a volte c'è una errata nomea che la scherma è uno sport per pochi. Invece vi posso assicurare che assolutamente non lo è, ha gli stessi costi e le stesse problematiche degli altri sport cosiddetti più di massa. E quest'anno ricorre anche un anniversario importante, decimo anno di attività del Club Scherma Mercato San Severino Fisciano, un grande traguardo raggiunto da questa società che tra mille difficoltà ha raggiunto livelli importanti e è diventata una realtà per il nostro territorio. Certo, noi quest'anno raggiungeremo il decimo anno, bisogna precisare che questo club è nato a Fisciano. Infatti fino a qualche anno fa era denominato soltanto Club Scherma Fisciano, poi ovviamente sempre per una questione di strutture si è collocato a Mercato San Severino e quindi c'è stata questa fusione che ha portato tra l'altro cose un ingrandimento del corpo atleti e quindi ha portato anche successi anche a livello nazionale. E appunto quest'anno, penso inizio giugno, celebreremo il decimo anniversario di questo club con la speranza che si possa ovviamente proseguire nel miglior modo possibile e di festeggiare il ventennale in maniera ancora più decorosa, ecco, più in maniera migliore. Un nuovo appuntamento importante sul territorio salernitano per la scherma, un nuovo traguardo che si raggiunge. Quest'oggi viene presentato a Mercato San Severino. Partiamo dai sacrifici e dal lavoro che ci si impiega per appunto creare queste realtà.
Vede, fare, approntare, come diceva lei, una gara di scherma sembra molto semplice, ma basta dire che anche per allestire il luogo di gara si deve partire il giorno prima, perché per installare le pedane nei luoghi di gara, quindi dove gli atleti poi si cimentano, quindi fanno gli incontri che tutti quanti vediamo, soprattutto quando la nostra amata Rai ce li fa vedere, e queste forse sono le Olimpiadi, pensiamo che sia molto semplice allestire così, invece non è così, ci sono tanti sacrifici, un lavoro enorme, che è di un grosso lavoro di squadra che si fa e che la società mette a disposizione della federazione, che in questo caso ha assegnato al club scherma Fisciano San Severino l'allestimento di questa gara, la gara di zona del Sud Italia. Si parlava del club scherma Fisciano Mercato San Severino, una realtà che quest'anno festeggia il decennale ed è una realtà che appunto nel corso degli anni sta dando sempre più lustro a questo territorio, è un punto di ripartenza per questo sport in questo territorio, può essere considerato? Sì, perché la scherma non è molto così, come diceva lei, inserita in tutti i territori della provincia di Salerno, anche se nel territorio del Campano contiamo oggi circa 25 società sparse su tutto il territorio della nostra regione. E quindi è un risultato molto soddisfacente. Se lei pensa che circa 5-6 anni fa contavamo circa 15 società, oggi è cresciuto notevolmente, questo grazie anche all'impulso della Federazione Centrale che sta dando ai territori. Quindi il club scherma Fisciano Mercato San Severino è una realtà, e quindi una realtà che si è, come diceva pure lei, compie 10 anni fra qualche periodo, qualche mese, e quindi ha già annovera degli atleti di grosso spessore, dico soltanto dei nominativi che mi vengono in mente in questo momento, abbiamo Cristiano Imbalato che è affiliato a questa società, abbiamo avuto in passato anche Postiglione, abbiamo oggi Borsa, quindi atleti di grosso spessore, e qualche altro che forse ho visto pure quel ragazzino Coppola che è abbastanza bravo, quindi è un fiore all'occhiello di questa società che sta lavorando molto bene, diciamo sulla scia di quelle che ha avuto poi l'intuizione di fondare questa società, che è stato Gian Piero Pastore, che lo possiamo considerare l'icona della scherma diciamo della provincia di Salerno, e quindi questa grossa intuizione ha portato e sta portando dei frutti nel territorio. Si parlava appunto di strutture sportive, delle difficoltà logistiche per organizzare gare di scherma, è un po' un lustro per la Valle dell'Irno avere strutture come quelle del CUS Salerno che mette a disposizione appunto per questa gara nazionale di scherma? È ovvio, perché senza quella struttura è quasi impossibile poterla organizzare, perché ogni gara di scherma a livello nazionale la federazione pretende dalla società che organizza almeno 15-16 pedane oltre a quella della finale, e se non c'è uno spazio adatto per poter mettere 15 pedane automaticamente la gara non si può svolgere. Il club scherma Fisciano, come diceva il presidente, che è sorto nel 2004 per volere di Gian Piero Pastore, dopo che ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi, si è fermato in un primo momento a Lancuse, in una palestra scolastica. Dopo ci siamo trasferiti a Mercato San Severino con beneplacito della dottoressa Pacello e dell'amministrazione comunale di Mercato San Severino, avendo a disposizione veramente un'ottima palestra. Il nostro lavoro inizia il lunedì e termina il venerdì, con 2 giorni alla settimana per la leva e per 3 giorni per gli agonisti. La leva vuol dire ragazzini dai 5-6 anni fino a 9-10 anni, finché non sono agonisti. Gli agonisti dai 10 anni in poi. E questo lavoro viene portato avanti da me come maestro, sono il maestro Petrone, sono anche il presidente oltretutto della società, e dai due istruttori, attualmente istruttori, Carmine Caselle e Mimmo Pastore, mentre per la parte ginnico-atletica c'è l'avvocato Antonio Salerno. Quando siete partiti nel 2004 avreste mai pensato di poter raggiungere risultati simili? Comunque sarà organizzata una gara a livello nazionale che richiamerà atleti da tutta Italia. Ma quando si inizia sempre con desideri alti. Oltretutto noi avevamo alle spalle un Gian Piero Pastore, avevamo
modestamente, il maestro Petrone che ha 50 anni di esperienza, poi abbiamo Mimmo Pastore, Carmine Caselli, gente che ha fatto parte della nazionale nel loro ambito quando erano giovani, lo stesso Antonio Salerno. Quindi le aspirazioni, tant'è vero che abbiamo dovuto aspettare però 10 anni per prima di poter organizzare una gara del genere. Grazie.